bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. I video di oggi sono talmente terrificanti che risveglieranno in ognuno di voi anche le paure più nascoste. Prima di cominciare, ricordati di iscriverti al canale in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Un giovane, mentre stava tornando a casa sua di notte, ha registrato un filmato davvero agghiacciante. All'improvviso il ragazzo sente il correre di un cane che lo insegue. Spaventato, comincia a correre anche lui. Nel tentativo di seminarlo, gira ad un angolo. Peccato per lui che una volta girato l'angolo si ritrova davanti un cane completamente nero. Ciò che succede dopo è davvero spaventoso. Questo è ciò che è stato filmato. Cosa è quello che lo persegue? Il video seguente mostra questa ragazza mentre si sta riprendendo col suo smartphone. Il video mostra che alle spalle della ragazza c'è un piccolo corridoio. In fondo al corridoio c'è uno specchio. Mentre la ragazza discute con alcuni suoi parenti di cose personali, alle spalle della ragazza si materializza quella che sembra essere la sagoma di una donna. Uno dei presenti si accorge di quella strana figura e avvisa la ragazza, che decide con l'amico di andare a controllare. Una volta controllate tutte e due le stanze, non trovano nulla di strano. Il video seguente mostra il recupero di un'auto che dopo un incidente è caduta in un burrone. Uno dei presenti riprende il recupero dell'auto mentre viene tirata su da una gru. Sia il conducente che i passeggeri sono tutti morti, eppure ad un certo punto del video si nota una mano che butta fuori dal finestrino dell'auto un oggetto. A fianco alla macchina viene notata anche quest'ombra oscura che sembra essere la morte venuta lì per reclamare quelle anime. Il video seguente è stato catturato da una telecamera di sicurezza. Il filmato mostra questo cane su di una veranda che in piena notte incomincia ad abbaiare all'improvviso senza alcun motivo. Dopo qualche minuto compare sulla strada questa strana ombra oscura che sembra essere più lo spirito di un animale che di un essere umano. Un'impiegata di questo ospedale, durante il suo turno notturno, si trova davanti a un evento paranormale davvero impressionante. La dipendente nota che sul monitor vengono riprese alcune sedie a rotelle che ad un certo punto incominciano a muoversi per conto loro. Sempre 11 della notte. Bueno, mira, esta wea sta passando hace mucho rato y acá estoy sola, wea. No hay nadie. Concha tu padre. Esto lo voy a dejar registrado porque son 16 de diciembre, 11 de la noche. Bueno, mira, esta wea está pasando hace mucho rato y acá estoy sola. Durante una passeggiata in un bosco, un padre e un figlio stanno per tornare a casa, quando ad un certo punto il padre riprende il figlio con la telecamera. Dopo un po' rivolge l'obiettivo della telecamera alla sua auto. A questo punto nota una strana creatura vicino all'auto che ad un certo punto
Mostra le braccia e sembra volerlo salutare. Logicamente, l'uomo è spaventato e fugge via col proprio figlio. Durante il suo turno notturno, il vigilante di questa scuola si ritroverà davanti a fenomeni paranormali davvero impressionanti. Mentre il vigilante sta svolgendo il suo lavoro, incomincia a sentire delle porte sbattere. A questo punto decide di andare a controllare. Ciò che riprende è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato filmato. Gente, si escucha ruido nuovamente aquí. Otra vez. Otra vez los ruidos de aquí. Gente, se escucha ruidos nuevamente aquí. Otra vez. Otra vez los ruidos de aquí. Siamo arrivati al termine, ragazzi. Spero che i filmati vi siano piaciuti. Fatemi sapere come al solito sotto i commenti cosa ne pensate. Io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima. Ciao.